trovati a una nuova puntata delle brevi novelle della Marina. No, le brevi novelle della mia mamma. È vero, che stasera però la novella che andrai a leggere, Lenny, non sarà sulle brevi novelle della Marina, ma nel mio secondo libro, L'uomo alla finestra, perché io ho fatto due raccolte di brevi novelle della Marina. E invece di continuare con una, che se ne lette sono quattro, solo quattro ce ne sono parecchie, bisognava scombinare le carte e passare a quell'altro libro. Così la rubrica cambia ancora nome, la mia mamma alla finestra. Ti fa un casino. No, la rubrica rimarrà le brevi novelle della Marina, però ogni tanto, perché così mi va, andremo a leggere una novella dall'uomo alla finestra. Quanto tu la farò lunga? Se vi chiedete perché ho perso tutti i capelli, questa è la risposta. E cosa leggiamo stasera? Siamo ormai, abbiamo questo feeling del Barbara D'Urso e Alfonso Signorini. Quindi cosa leggiamo questa sera? Alfonso Signorini ce l'hai. Il problema è che io non ho niente da Barbara D'Urso. Ma stasera leggiamo proprio la novella omonima del libro L'uomo alla finestra. Oh, quindi la novella che dà il titolo alla raccolta. Esatto. Posso procedere? Assolutamente sì. L'uomo alla finestra. Mario viveva lì, appiccicato alla finestra del salottino, al primo piano di una palazzina popolare posta in un quartiere tranquillo e verdeggiante. Aveva una cinquantina d'anni Mario e ormai da circa 10 era costretto a quella stramaledetta sedia a rotelle, che gli consentiva di muoversi autonomamente solo all'interno del suo appartamento. Era stato un bravo geometra prima dell'incidente che lo aveva reso invalido, ma col tempo aveva imparato a cavarsela con l'aiuto della signora Maddalena, che tutti i giorni gli portava la spesa e gli faceva le pulizie e un boccone da mangiare. Mario passava intere giornate alla sua finestra e si appropriava dei passi svelti di tutti coloro che gli passavano davanti. Giocava ad immaginare dove fossero diretti. C'era una persona tra tutte che in particolare rubava il suo pensiero. Una donna, forse un po' più giovane di lui, che ogni mattina alle 10:30 gli passava di fronte spingendo una carrozzina. Mario avrebbe voluto immergere il naso dentro quella carrozzina e respirare il profumo, la vita, ma non poteva. I suoi occhi non riuscivano a vedere nessun bambino, la traiettoria glielo impediva. Giorno dopo giorno Mario si incaponiva sempre di più e si rendeva conto che ormai era diventata un'ossessione. Alle 10 in punto si obbligava ad essere pronto per portarsi davanti a quella finestra che ormai rappresentava il suo mondo, il palcoscenico su cui la vita degli altri scorreva per riempire la sua. Soprattutto era preso da quella della giovane donna con la carrozzina. Al mattino Mario si lavava, si radeva, faceva la colazione che la signora Maddalena gli preparava con cura, faceva la sua ginnastica riabilitativa e poi via, di corsa in prima linea sul mondo. Alle 10 doveva essere lì, nel caso in cui la sua signora con la carrozzina passasse in anticipo. E lei passava, passava col sole e con la pioggia, lenta e tranquilla, passava, alzando le gambe come volesse impiegare più tempo. Per Mario cominciava a diventare un appuntamento del quale non faceva più a meno e per questo si dava dello stupido. Non ci mancava altro che prendersi una cotta per qualcuno che neanche sapeva della sua misera esistenza e per di più di una madre di famiglia. I giorni passavano, inesorabili e cattivi, perché Mario aveva deciso di non recarsi più alla finestra del suo salottino, almeno fino alle 11, quando era certo che la donna fosse già passata. Doveva per forza togliersela dalla testa,
quella donna con la carrozzina. L'uomo faceva sempre meno la sua ginnastica e Maddalena, ormai da giorni, non faceva che buttare nella pattumiera pietanze appena toccate. La signora, che era stata una grande amica della madre di Mario, non si diede per vinta e un pomeriggio gli fece piombare in casa il suo medico personale, il dottore che lo curava ancora prima del maledetto incidente. Questi, dopo averlo visitato e rimproverato per l'eccessivo dimagrimento, gli consigliò di andare a recuperare un po' di muscolatura nel vicino centro riabilitativo. Sulle prime Mario la ritenne una cosa inutile, poi finì per demordere, perché Maddalena non ammetteva un rifiuto da parte sua. Di lì a pochi giorni, non con poca fatica, Mario si trovò giù in strada a percorrere con la sua carrozzella il tratto che aveva spiato per tante ore. Era diventato di colpo l'attore principale del suo teatrino personale. Mario si stupì. La finestra del suo salottino, accarezzata dalle trasparenti tendine bianche, si vedeva benissimo dalla strada. Percorse all'incirca un chilometro e finalmente lo vide. Il centro era lì, verde e inutile, come lo era stato 10 anni prima, subito dopo l'incidente. Ma ormai glielo aveva promesso a Maddalena, la vecchia amica di sua madre. Due infermieri lo andarono a prendere con l'ascensore. Quando infilarono la porta della stanza delle torture, Mario rimase di stucco. Seduta in un lettino, con i piedi a penzoloni, c'era la donna che passava ogni mattina e vicino a lei la carrozzina che portava sempre con sé. Al suo interno non ospitava nessun bambino. Laura, questo è il nome della donna che come lui lottava per vivere, soffriva di una malattia somigliante alla distrofia muscolare. Faceva di tutto per rallentarne il decorso. Per questo motivo era al centro. La carrozzina le serviva per poter stare in piedi, aiutandosi con la forza delle braccia. Laura, quando vide Mario entrare nella stanza, si illuminò di un bellissimo sorriso e disse: «Era ora che arrivassi. Non ne potevo più di vederti solo da dietro la finestra». La donna gli tese una mano piccola e bianca che Mario non lasciò mai più. E insomma, questa è bella cosa. Sì, sei iniziato molto brillante, Barbara D'Urso, Alfonso Signorini. Vabbè, ma dai, alla fine finisce bene, voglio dire, sì. No? Io questa novella, questa breve storia l'ho scritta proprio perché avevo bisogno di illudermi, forse, però sempre di bisogno si tratta, che appunto anche una persona che è costretto, fermo, immobilizzato da un incidente possa desiderare, sognare e provare ad avere una vita. Perché no? Perché no? Una vita d'amore, una vita da innamorati si può svolgere anche stando seduti, no? E quindi mi faceva piacere così. In realtà è molto importante. Molto spesso, quando si pensa alle persone con disabilità, si pensa solo all'etichetta, disabili, come se la loro vita si esaurisse nella disabilità. E invece non è così. Oltre le difficoltà, oltre la malattia, oltre la disabilità, appunto, c'è la vita, c'è la gioia, c'è l'amore, c'è l'affetto, c'è l'amicizia, ci sono obiettivi che possono essere raggiunti, lavorativi e non. E è proprio bello che il protagonista di questa novella riesca a smettere di essere solo spettatore della vita altrui e comincia a diventare davvero
il protagonista della sua. Poi credo anche che l'amore sia quel qualcosa, Lenny, che permette di essere meno disabile a qualsiasi disabile, no? Perché il cuore non ha nessuna disabilità. Quello batte, si innamora e batte un po' più forte, seduto o in piedi non importa. La forza dell'amore è... Vale anche il contrario, nel senso che persone che non hanno alcuna disabilità, né fisica né mentale, se non riescono ad andare d'accordo con il loro cuore, in realtà sono un po' disabili anche loro, delle difficoltà, degli impedimenti, degli ostacoli a volte insormontabili le possono incontrare. Insomma, il cuore fa la differenza, ragazzi, è inutile assolutamente dire. Sì. E questa novella vi voglio raccontare brevemente com'è che mi è venuta in mente, perché ho avuto il bisogno di scriverla, perché eravamo in una cittadina dell'Umbria e siamo andati in un supermercato a fare la spesa per poi andare in campeggio qualche giorno, e c'era questo palazzone immenso, popolare, e questo palazzone enorme aveva un'unica terrazza, un unico terrazzamento lungo lungo, stretto stretto, dentro il quale c'erano tutti i portoni delle varie abitazioni. E davanti a una di queste porte c'era un uomo in carrozzina a rotelle, e io lì ebbi una stretta al cuore, perché mi resi conto che un'altra persona, che magari poteva abitare nel portone ancora oltre al portone dell'uomo in carrozzina, se fosse passato anche solo con una busta della spesa, non ci sarebbe potuto entrare. Per cui ebbi proprio una fitta al cuore e dissi: cavolo, quest'uomo non si può permettere neanche di poter usufruire di un pezzettino di terrazzo, e allora ebbi proprio il bisogno di trovargli una vita da dentro casa, e così mi sono inventata questo uomo alla finestra. Meno male che l'hai fatto. Grazie Lenny. Ci vediamo la prossima settimana, sempre su Teletruria, canale 87, alle 19.30 di giovedì. Lenny, sarai dei nostri? Assolutamente sì, come posso mancare alla prossima puntata di Le Brevi Novelle della mia mamma. Arrivederci a tutti, buona serata. Ciao.